Eccoci qua ragazzi, benvenuti, sono Mighty Mars e siamo qua oggi a Islands. Vediamo un po', perché questo è un gioco, diciamo, abbastanza recente, del, credo, dicembre, quindi ha tipo un mesetto, ed è ancora in accesso anticipato. Gli sviluppatori sono la Bohemia, che sono quelli praticamente di Arma 3, quindi dovrebbero essere più che affidabili, visto il lavoro che hanno fatto su Arma 3, che insomma è un gioco che a me piace particolarmente. Ed eccoci qua. Io qui mi sono piazzato su questa isoletta, che è l'isoletta dove sono praticamente spawnato la prima volta, dove sono. Qui praticamente ho costruito quasi da zero, perché qui c'era in realtà una piccolissima struttura, ma era solamente un avamposto senza niente, non c'era proprio niente. Quindi ho fatto la base in bambù. Questo qui verde è praticamente il bambù. E ho costruito un po' tutte queste. Diciamo, ho costruito la fornace, che serve un po' per smaltire il ferro. Vedete, qui raccogliamo il ferro e lo possiamo smaltire, fare lingotti, addirittura qui possiamo trovare l'oro e il rame, lo possiamo smaltire nella fornace. Poi qui servono più che altro per fare i materiali da costruzione, per ora solamente con l'argilla, con la clay. Poi vedremo se avendo anche il vetro possiamo smaltire qua dentro, vediamo, perché il ferro è un pochino, il vetro, scusate, è un pochino più difficilotto da trovare, quindi vedremo un po' cosa riusciremo a fare con il vetro, perché mi servirebbe anche del vetro. Poi qua possiamo invece fare delle armi e delle asce, martelli, tutta roba che serve. Come vedete qua abbiamo più che altro armi, anche qualcosa di armatura, che abbiamo un elmetto, un paio di elmetti, vabbè, l'armatura di ferro, sì, anche qualche armatura possiamo fare qua dentro. Più che altro sono attrezzi da lavoro e armi varie, anche la balestra è bellina, però diciamo al momento qui possiamo fare anche chiodi qua, se non mi sbaglio, che servono parecchio. Vediamo un po' i chiodi, sì, anche i chiodi si possono fare qua. Ok, anche delle trappole per orsi abbiamo visto, che qui orsi in quest'isola non ne ho visto, ci sono parecchie pantere che mi hanno ammazzato più di una volta. Poi abbiamo la fonderia, possiamo fare un bel po' di cosette, più che altro sono cosette queste ornamentali, sono tutti blocchi di ferro, sì, anche da costruzione in realtà qua. Anche steel, volendo, possiamo fare. Bello questo pillar. Ma ci sono tante cose interessanti. Poi abbiamo il crafting di base, che è praticamente questo, che è il nostro, che è praticamente il crafting del personaggio. Ma vedete, qui c'è tutto il crafting. Poi chiaramente qualcuno si può fare manualmente senza bisogno diciamo, di attrezzature particolari, altre hanno bisogno di attrezzature tipo la fornace, tipo queste cose qua. E più che altro, anche la bara. Possiamo fare addirittura anche una macchina, poi la possiamo costruire pezzo per pezzo. Questo magari poi lo vedremo con calma, perché sarà una delle ultime cose che farò. Io oggi in realtà volevo farmi una bella nave, perché in realtà, intanto vedete questa armatura verde, che questa armatura verde me la sono fatta con dei cristalli luminosi, che sono praticamente questi. Cristalli luminosi, i quarzi luminosi li troviamo dentro delle grotte. Siccome in quest'isola qui mi sembra di aver visto un paio di grotte, o almeno potrebbe essere due, come potrebbe essere una, che siccome è talmente enorme che ha praticamente più uscite. Potrebbe essere anche una sola, perché io sono entrato in una grotta solamente, ma è gigantesca, quindi non ce l'ho fatta nemmeno a vederla tutta, o almeno non lo so, perché poi mi sono anche perso dentro sta grotta qui. Se volete poi ci andiamo. Comunque
Siccome gestisco anche un canale su YouTube, ho messo già il gameplay della prima visita alla grotta, quindi se volete potete andare anche su YouTube a vedere il gameplay, come possiamo andarci anche un attimino dopo. Però io oggi la cosa che vorrei fare, a parte che adesso sta piovendo, tanto che piove faccio vedere un po' tutta la casa, vedete qui continua la struttura, poi va sempre più in alto e qua c'è una cosa interessante. Vabbè, che ho fatto? Va un po' verso il nulla, però va bene. C'è questa cosa qui che a me mi incuriosisce parecchio ed è un problema perché secondo me dentro c'è qualcosa di veramente interessante, non lo so. Però queste torrette qua elettriche, se io mi avvicino, mi scotennano. Vedete? Voilà. Aio! Visto, bisogna trovare un modo per tirarle giù. Io non potendomici avvicinare, perché comunque mi ha levato due cuori di vita, io ne ho 5, e questa mi becca 2 o 3 volte e mi fa fuori. Non so come tirarle giù, poi non so di che materiale sono fatte, ma sicuramente un materiale che non va giù con un colpetto d'ascia o di spada. Perché al momento io questo non ho molto altro. Quindi ci vorrebbe un'arma a distanza che però penso, anche se facessi un fucile, non credo che faccia tutto questo danno da tirare giù le torrette. Quindi ci vuole qualcosa di grosso che spacchi un po', non lo so nemmeno io cosa, perché no, io sono arrivato fino a dove vedete, non è che ho fatto tutto. Ancora tante cose bisogna scoprirle, anche perché siamo in modalità sopravvivenza, non siamo in modalità dove ognuno può fare quello che gli pare senza problemi. Qui le risorse sono limitate e bisogna andarsela a cercare, quindi anche perché mi piace scoprire il gioco piano piano. Comunque, nonostante, grazie a questa armatura noi abbiamo questo caschetto tipo da minatore e ci illumina molto molto bene. Mamma mia, come mi viene però, aiuto! Senti là! Oh, Madonna! È un po' esagerata però questa cosa qua. Capisco che siamo in un posto tropicale, però ho capito. Allora, noi adesso cosa faremo? Raccoglieremo un po' di legna. E più che altro dobbiamo finire la nostra bella barchetta, che poi ve la faccio vedere. Comunque ho già iniziato a farla. Bisogna finirla. Questa robetta ce l'ho, noi siamo solamente pronti. Le sticche ce l'ho in abbondanza. Prendiamo un casco di banane che poi la fame viene lavorando. Si è capito che piove ma basta, però babba via che casca. Allora qua diciamo che i pericoli a parte che mi sembra che hanno messo il danno da caduta, cosa che prima credo che non c'era nemmeno, no? Quindi potrebbe essere un pericolo, infatti io l'ultima volta sono morto proprio da un danno da caduta. E poi pericoli, diciamo su questa isola qui, gli orsi, che mi sembra di non averne visti, gli orsi, quindi cioè ci sono nel gioco, ma in questi giochi non li ho visti. Le pantere, quelli non visti, ce ne sono anche abbastanza, anche se un bel po' le ho già ammazzate. E poi niente, altre cose per il momento qua non ci sono. Ci sono i cinghiali, ma non sono aggressivi, a meno che tu non li voglia proprio attaccare. E comunque se li attacchi ti danno della carne, anche se uno fosse a corto di cibo. Ma basta con questa pioggia però! Ho capito che piove!
Hai preso l'idea? Ma non è che viene fuori un tsunami, qualcosa? Allora, come in tutti i giochi di sopravvivenza barra crafting di legno, è un po', diciamo, l'elemento primario. Ce ne vuole praticamente veramente tanto, ce ne vuole veramente tanto, tonnellate proprio, ma tonnellate vere. Però io volevo abbassare un po' l'audio della pioggia, perché ecco, voglio abbassare l'audio, ha smesso di piovere, bini. Allora, la nostra mitica barchetta è questa. Vedete anche l'acqua, ragazzi, a me piace tantissimo l'acqua di questo gioco qua, anche perché c'ha queste increspature un po' tutte strane, e c'è una fame pazzesca. Te mangi del melone? Basta, sono già contento. E se hai mangiato un melone, sono già contento. Allora, questa è la base della nostra barca. È una barca, diciamo, abbastanza grande, ce n'è anche un altro tipo che è un pochino, non l'ho fatta, ma credo che sia assai più piccola di questa, però insomma a me piace fare le cose fatte bene. E possiamo fare sia la zattera, che sono praticamente dei tronchi legati insieme e basta, con un remo prendi e vai. Poi c'è la barchetta un po' più piccola, che comunque ha una vela, e poi c'è questa barca che è quella più grossa. Vedete, questa è quella piccola. Credo che addirittura ci sia allora una piccola, una media, questa è media e una grande, e questa è large. Vedete, se metto large ship è questa, quindi c'è anche quella media, large ship, poi credo che ci sia quella media, allora è anche quella piccola, oltretutto. Vedete, ragazzi, che le cose da fuori sono veramente veramente tante. Poi credo che addirittura si possa volare, tante tante altre belle cose. Allora, noi dobbiamo fare la poppa, che è questa, poi c'è la prua, dobbiamo fare anche questo qua, e ci servono chiodi, corde, vabbè, ascia e martello ce l'abbiamo, qui le assi, i chiodi e la prua, dov'è? Va bene, comunque intanto andiamo a prendere le corde e i chiodi e le assi. Poi dobbiamo fare le vele. La ripiove un'altra volta, basta, mamma mia, ho capito. Ok, dobbiamo fare le vele, ne possiamo mettere anche una piccola e una grande, cioè questa qua e questa qui, però se ne possono mettere anche 3, 4, basta avere i materiali. Ok, bisogna avere anche questo kit qua, ragazzi, è importante, però credo che ne basta uno e poi si utilizza sempre. Va bene, intanto andiamo. Ricordatevi, se fate la barca, l'ancora, di tirarla giù, tramite questo si tira giù l'ancora, perché altrimenti la barca poi non la trovate più. Andiamo? Tanto piove, mi bagno uguale. Occhio in acqua gli squali, ci sono. Ma basta piovere, ho capito, basta! E comunque, ragazzi, in questa isola qua sono stato abbastanza fortunato, perché sono spawnato prima, che ho scavato io, c'è praticamente di tutto. I cavalli, ma io il cavallo ce l'avevo, il cavallo, perché tutte le volte il cavallo mi sparisce? Non ho erba, per farsi amico un cavallo mi date un po' di erba, cioè in realtà ho 700 tonnellate di
erba matta in base. Vediamo un po' se 10 gli bastano. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Non voglio dare l'erba nel lievito. No. Sta mangiando? Vieni, vieni. Ne avevo già due di cavalli domani, aspetta, no? Uno. E adesso sta diventando amichevole, però se lo potete cavalcarlo anche adesso, però. Poi dopo, una volta che lo mollate, vi sparisce. Invece se continuate, cioè lui adesso è amichevole, poi diventa proprio amico. Vedi, adesso gli potete dare il nome. Nome, andiamo. Gigiolo. Sì. Adesso ci potete montare sopra. E andiamo. In questo modo qui arrivate più velocemente, anche se non potete raccattare roba. Oh, problema del cavallo che si glitcha abbastanza, specialmente se ci sono degli alberi, potete anche correre. Chiaro, in questa maniera, se siete sprovvisti di armi o cose, gli animali non vi attaccheranno, perché comunque siete più veloci. Frena, frena! Ecco. Poi bisognerebbe fare anche una specie di recintino per i cavalli, mettercene magari due o tre, sarebbe carino, però ci vuole, ogni cosa ci vuole il suo tempo. Allora, noi dovevamo prendere chiodi, che l'avevamo messi qua. Vai. Poi dovevamo prendere le assi di legno, che o ce l'abbiamo o le facciamo. Ah, la corda ne abbiamo centinaio più o meno. Allora, la silegna 32. Solo? Legno ne abbiamo veramente niente. Cioè abbiamo questo qui che è più lungo, però non ci serve. Gli stick, ne abbiamo già 70. Penso che siamo a posto, al limite torneremo. Anzi, facciamolo. Andiamo a vedere qua. Allora, questo già lo possiamo fare. La prova. Ok, non la facciamo perché poi va attaccata là direttamente. Quindi la facciamo là direttamente. Poi le vele serviva. Vediamo un po' se ce l'abbiamo. 10, 12. Poi il kit, che è questo, ci serve. E basta. Possiamo fare anche un sacco di bandiere, poi le faremo. Poi in realtà, ragazzi, io no, sinceramente non è che ho idea di andarmene adesso. Poi, insomma, diciamo, io intanto mi preparo. Poi una volta che avrò esplorato tutta l'isola, avrò preso più o meno tutte le risorse, oppure anche mi sarò stufato, perché poi insomma una volta che è già un po' che sono qua, più che altro sono curioso di vedere se trovo altre cose. Vorrei comunque, diciamo, se dovesse andarmene, non è una cosa molto sbrigativa, perché comunque vorrei portarmi dietro tutte le risorse e anzi accumularle già un po' di più, in modo tale che anche se sbarcassi in un'isola che non ci sia tutto quello che voglio, ce l'ho io direttamente sulla nave. Quindi questa dovrebbe diventare una specie di base mobile, in poche parole, però non è una cosa molto sbrigativa. Fatto, ecco, ok. No, adesso no, no. Difficile, ragazzi, mettere le cose precise. Così sarà preciso? O così? Sì, forse. Andiamo un po'. No, avanti.
messo un pelino avanti. Ok, noi quando posizioniamo qualcosa abbiamo 1 minuto, 2 minuti, credo, per toglierlo prima che si fissi definitivamente. Quindi noi lo possiamo. Ma è la rovescia. Così? Sarà preciso? Il problema è che di là non vedo. E mannaggia, no. Io vorrei preciso. Se lo metto da questa parte qua riesco? Vedete, io posso levarlo, metterlo e levarlo senza pagare niente di più, perché ti dà comunque il tempo. Se io vado qua nell'acqua. No, però lo volevo. No, devo per forza stare sopra. No. Non si riesce. Vabbè, poi ragazzi, anche se non è proprio perfettamente preciso, va bene anche così, dai. E anche perché più avanti. Vabbè, mettiamolo così. Vediamo un po'. Brutto. Brutto, brutto. Voglio preciso io. È molla. Oh, voglio preciso. Oh, preciso, finalmente ce l'ho fatta, il 20° tentativo. Bene, poi la poppa gliela famo. E poi le vele, giusto. Le casse, vanno fatte anche le casse. Anche se le casse io solitamente metto quelle più piccole perché ci vanno un po' meno cose dentro, però dato che lo spazio qua è abbastanza ridotto, fa comodo. Perché comunque essendo piccole ne posso mettere di più. Alla fine credo che sia la miglior soluzione. A vedere, questa è la barchettina piccolina. Sarebbe anche bellina fare una barchettina piccolina, metterla come scialuppa d'emergenza, però sinceramente non saprei come agganciare, perché io potrei fare anche un pianale tipo qua faccio un pianale qua di legno, ci appoggio sopra la barca piccolina e me la porto dietro, però poi come la sgancio dopo, perché una volta posizionata non penso che mi posso mettere la barca anche se piccolina sul groppone e buttavo in acqua. O almeno che non ci sia un modo di legarla dietro con un gancio e trainarla. Non lo so, sinceramente, però sarebbe una cosa carina. Ci sta anche che la inseriscono poi, perché comunque vi ricordo che è un accesso anticipato questo. Quindi poi aggiungeranno un sacco di cose, anzi, a febbraio ci dovrebbe essere un aggiornamento abbastanza grosso su questo gioco qui e dovrebbero mettere gli NPC. Allora, questa è quella piccolina che va davanti. No, ecco, non facciamoci fregare. Quindi io, siccome qua voglio mettere un bel po' di vele, almeno 3 o 4. Allora, se quello lì è nel mezzo, giusto? Dovrebbe essere nel mezzo preciso. Vediamo un po' se ci dice. Sì. Più che altro di non metterla alla rovescia, perché l'altra volta avevo già fatto una barca, l'avevo messa alla rovescia, praticamente. Non me ne ero accorto.
vedere che per far questo abbiamo speso 12 plank, no, 20 plank addirittura, 20 chiodi, e poi ci vuole, come attrezzo ci vuole il martello. Quindi le plank le abbiamo finite, le assi le abbiamo finite. Poi vediamo un po'. Poi comunque potete modificare come vi pare. Potete modificare come vi pare la barca, quindi, tranne l'unica cosa che secondo me manca è, mi sarebbe piaciuto entrare dentro la pancia della barca, cioè qua dentro, qui sotto, entrare qui in coperta praticamente. Poi qua dentro sarebbe stato carino fare una scala o poter scavare anche volendo, anche se non ci ho provato perché non vorrei far affondare tutto, però sarebbe stato di molto carino. Ci sta anche che l'aggiungeranno poi, perché vi ripeto, è un accesso anticipato. E insomma, stavo dicendo, a febbraio dovrebbero aggiungere, eccolo qua, questo, anche questo serve, 10 assi di legno, 10 chiodi, 10 corde, accetta e martello. Ne fa uno. No. Anche se prima sappiamo di mettere a poppa per renderci conto bene. Allora ascoltate, facciamo una cosa. Mettiamo prima la poppa. Perché poi dopo se la metto troppo indietro, troppo avanti, dopo non mi c'entrano le vele. Vorrei mettere due barra tre vele grosse più quella piccolina, se mi ci sta lo spazio, che poi devo anche mettere tutte le anzi vediamo se le posso fare già. Ecco, io farei queste. Allora, io intanto le metto, se mi levo il pensiero, quindi possiamo mettere un bel po', una, due, tre, quattro. Possiamo mettere anche qui, tanto qui poi chiuderemo, che qua faremo tutto. Ecco, per il momento così è abbastanza carino. Poi le metteremo anche a poppa un bel po', queste cosette qua. I barili però non credo che siano dei contenitori, eh? Perché sarebbe stato carino metterci anche i barili, sa, proprio più di nave piratesca. A vedere, questa è praticamente la zattera fatta un po' alla buona. Uno quando è all'inizio può anche utilizzarlo. Oppure anche la zattera è buona per arrivare fino alla nave, delle volte la lasciate un po' indietro la nave, magari andate arriva con la zattera, perché comunque ci sono anche gli squali. Adesso qui non li abbiamo ancora incontrati, ma ci sono. Allora, vediamo un po'. Ok, la raffineria, interessante anche la raffineria, però ancora non l'ho, non sono riuscito a costruirla. Anche qui abbiamo altre ceste. Vediamo un po' se trovo la poppa. Ecco, eccola qua. Allora, le planche le possiamo anche fare. Ah, la sega, che balle però.
Aia. Dov'è il cavallo? Eccolo, ora spawna anche quell'altro. Tre addirittura adesso. Quando non ne viene punti, quando ne vengono tre, com'è il discorso? Ecco, se era un problema portare sulla barca cavalli. Mi sa che mi toccherà lasciarli qua. Non so mi seguisse, no? Oppla! Piano! Aiuto! Ecco. Si è ghiacciato. Questo è un altro problema del gioco. Adesso io devo sfondare tutto per uscire da qua. Sistemeremo, eh. Allora, la sega serviva. Sega, una sega è su, non è qua. Olè. Quindi, quante ne voleva? Perché non vorrei fare le planche, poi mi mancano, mi tocca ritornare un'altra volta. 8. Non si fa 36, 1, 2, 3. Anche se ne facciamo un po' di più va bene, ecco, poi mi serve una posizione questa. Basta con la pioggia, ma non è possibile. Ma che ti ho fatto di male? I fulmini scaricano a terra, eh no? Oddio! In tutti i giochi di sopravvivenza non so come mai c'ho sempre i fulmini al culo, non capisco come mai. Ma guarda che è una cosa allucinante, eh? Mamma mia, cavallo mi fa una secchia. Oh, bello quello che fai. Mamma mia, sento dei rumori che non sono normali. Aiuto! Prima volta che fa un casino del genere. Qualcosa che non. C'è qualcosa che non cosa. Allora. Dai, su. Precisa? Ma che, ma manco per ridere. Guarda che si è brutta perché c'è così fuori. No, così troppo. Basta questi fulmini, poi gira gira me. Adesso già come va a finire, no? Gira gira me ne becco uno, e tanto non so. Allora, preciso sarebbe così. Vabbè, lasciamo così, oh.
Forse. Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po' se lo becchiamo, eccolo qua. Si potrebbe fare. Non vedo. Se magari ti giri, bravo, vedo qualcosa. Si potrebbe fare qui. Cioè, se no, perché l'ho messo lì? Un po' spostato. Io vorrei fare le cose precise. Piglialo però! Ma che fai? Lo piglio. No, siccome è decentrato. Vorrei fare cose precise, non mi riesce mai. Va bene, dai. Allora, qui mettiamo un po' di ceste anche qua. Perché mi manca lo stick, ne ho 1 milione di stick. Poi le vele grandi, il kit, mi manca il kit, maledetto. Ah, vedete ragazzi che piano piano comunque sta cominciando ad assomigliare ad una nave, perché magari faremo una copertura qua per quando piove e poi la illumineremo un po' tutta. Allora magari non la facciamo tutta oggi perché a rifinire se ne fa. Anche perché io prima di andare via voglio comunque scoprire che cosa c'è dentro con quel quadratino là. Non ti glitchiamo tante volte per favore. Voglio sapere cosa c'è in quel quadratino lassù. Sono proprio curioso. Secondo me c'è qualcosa di un. Magari c'è una cavolata, poi alla fine. Allora io volevo fare gli stick, ne ho 1 milione che non so neanche più dove metterli, no? Almeno 200. Ok, poi vuoi altro? No. Per le vele devo fare il kit, però il kit non mi ricordo come si fa perché l'ho fatto una volta, vediamo un po' qui se lo dà. Eccolo qua, da qui. Ci vuole lago. Ok, lago ce lo dovrei anche avere, però. Non ce l'ho più, l'ho consumato. No.
l'ho consumato, no, a meno che non sia qui, che forse è un posto più probabile, no? Quindi questo serve lago. Allora serve lago. Basta, mi sembra, no? No, ce la farò? Ah, ok, posso fare anche questo volendo, perché questo serve il ferro. Ogni qualsiasi. Quindi lo faccio di, cos'era, di legno. Andiamo a prendere il kit. Ok. Serve poi, ah ok, il clot che non ho. Ah ok, anche anche legni lunghi serve però. Ok, allora intanto facciamo i legni lunghi. Uno solo. 6-4, mannaggia. Quindi altri? Non solamente uno. E i log normali. Quindi bisogna andarci altra legna. No, scusate, un po' di casino. Devo andare a fare altro legno. Andiamo. Ma questo è Bubble 2, ancora vivo Bubble 2, perché uno era morto. Ora qui gli alberi ce ne sono in abbondanza, il problema è che questi qui sono piccolini e non ti danno tanta, ecco qua, questi sono già un pochino più grandicelli. No. Allora quando la torcia, ecco, ha la bontà di accendersi, ci vedremo anche qualcosa. Ok, quindi di legni lunghi me ne servono, ne volevo 4, quindi siccome ne volevo fare almeno 2 di quelle grandi o più, dipende dallo spazio che occupano, 2 sicuramente, poi se c'entra anche 3. Poi non so se in realtà la nave andrà più veloce o è solamente un discorso estetico, però ci proviamo. Anche perché la nave l'avevo già fatta con una vela sola. Quindi dato che in un altro gameplay che ho provato così da me, quindi dato che la devo rifare, la vorrei fare un po' differente. O almeno se riesco un pochino migliorata. Inquadrature qui, che diavolo, ma che è tirato giù? Ok, anche l'effetto della fame, vedete, questo è l'effetto della fame, questo lampeggiare, però è abbastanza bruttino, io spero che lo cambieranno, perché poi comunque è anche un po' una fame che fa, cos'era? Ah, ho piantato, non ho piantato niente. Poi anche questo discorso, sì, surviving perché ha fame, perché ci sono i nemici, gli animali più che altro, perché i nemici, però è un po', diciamo, fatto un po' tanto per, secondo me.
cioè più una rottura di scatole sto discorso della fame, che un qualcosa che ti dice ah cavolo, che più che una cosa che può piacere, diciamo. Secondo me è ancora fatto un po' su tante cose, è ancora un po' carente. La bellezza di questo gioco qui è che fondamentalmente è parecchio libero, cioè chi piacciono gli open world con una dose massiccia di crafting, è un gioco che sicuramente, diciamo, uno lo può apprezzare, anche se al momento non c'è tutta questa grande competitività nel giocare, perché grosse problematiche non ne abbiamo. Come vedete, sono qui tranquillo, non ho pericoli da dire se esco, trovo la morte se non vado ben equipaggiato. Ora, se vai proprio nudo, ci sono delle pantere, ti ammazzano, ma già quando te ti sei fatto l'armatura di ferro e una spada, che sono, diciamo, l'armatura di ferro è la prima, ci sono i vestiti normali, ce ne sono anche tanti di carini, perché ci sono anche i vestiti da sudista, da nordista, da indiano, sono carini, però non difendono. Poi c'è la prima armatura, che è quella di ferro, poi c'è questa qui del guardiano, che sono fatti con i quarzi luminosi che trovate dentro nelle grotte. E poi non so se ci saranno altre armature, vedete, cappelli, vestiti, ce n'è veramente tanti, tipo da sceicco, sono molto molto carini, cioè che si qui da rasta. Poi c'è tantissime bandiere, cioè le cose da fuori sono veramente veramente tante. No, eccolo qua. Sì, che scrivo male. 5 soli? 7 di... Ah, vuole anche la... Mannaggia. Vabbè, io comunque adesso dovrei avere 6 di 4. Quindi ancora ne devo fare ancora 2. E però me ne servono 20, quindi ci vuole una miriade di cotone, perché si fanno col cotone e io cotone non ne ho più, perché bisogna prendere la pianta del cotone, poi filarla col filatoio, poi una volta filata trasformarla in cloth. Quindi salta, non salta, non ce la va a saltarlo. Quindi mi conviene, se adesso trovo un po' di cotone, anche se in realtà il cotone ne serve veramente tanto, quindi io direi di rimandarlo, perché sennò passiamo tutta l'alba a raccogliere cotone non e bello, e non ce n'è proprio. Poi oltretutto, oddio, mi sembrava il cavallo. Ok, leopardo, vedete, con due colpi fondamentalmente avevo lascio, non avevo neanche la spada. È morto. Non vi glitchate tra di voi, per favore. Chiamato il cavallo è venuto la pantera, vabbè. Sempre morosità. Oh, qui sono le canne di bambù, dove ci ho fatto praticamente quasi tutta la struttura della casa. Ah, oh, no. Aiuto, fermati! E questo è il cotone. Ora però io scendere per ogni coso di cotone. Sono pieno. Allora, questa non serve a niente. La mappa sì. Però
Ah, vi faccio vedere anche la mappa, guardate che ci sono, che non ve l'ho fatta vedere. No. Ecco, siccome sono morto, non vi fa vedere praticamente tutta la mappa, perché quando muori si resetta la mappa, quindi la devi tutte le volte, devi praticamente tutte le volte fare il giro dell'isola. Comunque è parecchio grande l'isola. Ma tanto questi ne ho. Questi si può tirare giù. Questi sono, non so cosa sono, funghi che ho trovato dentro. Ma sì, ma buttiamoli via. Banana può servire. Allora, cotton. Chi è? Chi è? Sentite dei rumori strani? Io ce l'ho le armi, perché non le uso? Revesto! Glitchato, maledetto! Ok, prendiamo cibo e la pelle, che poi qualcosa ci si farà. Molto probabilmente sarà roba di vestiti. Poi credo che aggiungeranno anche la pesca prima o poi, qualcosa per la pesca, perché praticamente essendo tutto fatto di isole dovrebbero metterci anche qualcosa da fare dentro l'acqua. Dentro l'acqua al momento ci sono solamente gli squali, che diciamo non è che fanno molto. Non caratterizzano molto l'ambiente acquifero. Ma che balle, ma io ora non è che mi posso fermare a ognuno che vi trovo. Io stavo cercando un campo di cotone, che in realtà non c'è, ce n'è una piantina ogni tanto. Quindi bisognerà forse trovare il modo di piantarla, perché questo posso rubare niente? Bellino, mi piacerebbe portarmela a casa, però non posso. Sinceramente non saprei nemmeno come riprodurlo, perché credo che di sculture non ce ne sia. Ma dato che siamo scesi, prendiamo un po' di cotone. Basta, due soli? Ah, la mia casa laggiù in fondo. Poi ragazzi, se riusciamo a trovare la grotta, ci andiamo a dare un'occhiatina, anche se il punto esatto, non me lo ricordo, perché comunque l'isola è abbastanza grande, quindi bisogna un po' anche trovarla. Cos'è quella là? Ah, pensavo fosse un orso, un umano, cavallo. Non ricordo male, dovrebbe essere per qui. Ma sicuramente ricordo male. Ma questa qui dovrebbe essere Clay, questa qui è bianca che ho appena passato. Sarà questa? Aiuto! No, ma se mi spengi il coso non vedo niente! Aiuto! No, non è una grotta questa. È il brutto del casco da minatore, che si accende e si spenge da solo.
Cioè, secondo lui ha una volontà sua. Secondo lui adesso è giorno, quindi si è spento. Così, l'amblè. E io non ci vedo niente. Anche quello sa. Penso che poi lo modificheranno, perché. Cavalli, c'è un monte di cavalli qua. Ah, vedi, questa era una struttura già preesistente, questa qua. Non te ne andare, stai lì. Praticamente io, la struttura che dove ho fatto la base io era questa, perché ce n'era, era identica a questa, ce n'era due, una qui, questa è questo. Non mi serve. Quell'altra struttura dove ho fatto la base era identica a questa. E quindi l'ho tutta modificata. E anzi, ho dovuto levare anche l'asse, perché poi ci ho messo, perché mi veniva praticamente, come l'ho fatto, mi veniva leggermente più alta, quindi ho dovuto levare tutto il pavimento, che sennò veniva sfalsato, e ci ho messo praticamente delle assi di legno semplici. È stato un bel lavoro, soprattutto per il legno, che noi abbiamo fatto il giro. Aspetta un po', mappa, vediamo un po' la mappa, se si è aggiornata. Ah, adesso si è aggiornata, avete visto? La mappa è abbastanza grande, sì, ok, praticamente ha rimesso la mappa. Ci sono dei rimasti due punti, questo qui soprattutto, dove non ci sono stato. Tutte le macchioline sono risorse, vedete, che carbone, clay, rame. L'oro l'ho trovato nella grotta, in superficie non l'ho trovato. E c'è un po' di tutto, fortunatamente. È un'isola enorme questa, praticamente. E poi se prenderemo la nave e ce ne andremo, non so, questa l'ho scavata io. Non so in realtà se poi troveremo altre isole, perché non è detto che per forza. Come vai veloce adesso? Che è successo? Non è detto che per forza troveremo altre isole, ci sta anche di no. Comunque, ragazzi, a me graficamente mi piace parecchio. Oh, frena un secondo! Oh! Graficamente piace parecchio, c'è questa grafica un po' spoligonata, che però è molto carina. Tanti l'hanno paragonata a Minecraft, anche se secondo me un po' alla lontana, diciamo, sì, ma molto, cioè secondo me Minecraft è un po' un altro gioco, anche graficamente. Poi mi ricordo, è sempre in accesso anticipato, quindi gli sviluppatori sono gente seria fino a prova contraria, quindi creda abbastanza in questo gioco, anche perché ultimamente con gli accessi anticipati, ragazzi, ci stanno un po' fregando, eh? Perché tanti giochi che ho preso in accesso anticipato non si sa bene che fine abbiano fatto gli sviluppatori. Anzi, tanti se ne sono, hanno preso i soldi e se ne sono fregati poi, come è successo, tipo esempio venerdì 13, hanno fatto una vendita gigantesca all'inizio, quindi doveva essere un ottimo input per cercare di migliorare il gioco, invece sono spariti praticamente. Hanno fatto 3 o 4 vaccate nel gioco, tanto per far sta zitta la community, e poi ciao ciao. Però questi sono altri sviluppatori. Ragazzi, io sta grotta qua non riesco a trovarla.
facciamo un giro un po' più interno. Si potrebbero mettere anche dei segnali, diciamo così, stradali, che danno un po' indicazioni di dove sono le cose. Molto probabilmente poi lo farò, perché poi dopo però bisogna trovare i cartelli dopo, quindi sarà un'altra problematica dopo. Non me lo ricordo tanto interna sta grotta, me la ricordo un po' esterna. No, e tutte le volte mi frega quella lì. Se l'ho scavata io. Bene, niente ragazzi, non. Riusciamo a trovarla. Si cavalli qui che mi guardano, straniti, dice che mi sta facendo questo. Dove sti bambù però? E poi ragazzi non è detto, dipende dove spawnate, non è detto che trovate tutta sta roba, perché per esempio in un altro gameplay che ho fatto privatamente il bambù assolutamente non c'era. Poi anche il cotone, ci sono diverse qualità, perché ecco, questo rompe le balle sempre, no? Io mi ricordo l'altra volta il cotone in realtà erano i fiori blu. Non c'era il cotone. Io forte all'inizio cercavo il cotone classico bianco e non riuscivo a trovarlo. Poi dopo a suon di cercare avevo capito che il cotone lo davano questi fiori blu. E non ne capivo il senso. Adesso o l'hanno modificato, che può anche darsi che poi l'hanno sostituito, oppure ce ne sono vari tipi, perché logicamente dovrebbe essere il cotone bianco, però invece erano dei fiori blu. Carbone, aspettate un po' però, perché poi con tutto questo girottolare qui qualcosa voglio anche prendere, perché sennò. Oh, ce n'è pochissimo però. Ma veramente ma niente proprio c'è. Andiamo qua. Ah, ci sono anche i granchi, è bellino. Comunque ce n'è veramente poco, comunque serve anche questo, anche quel poco serve perché. Poi bisogna alimentare le forge, bisogna alimentare tutte le fornaci. E questo? Sospeso in aria? Niente, così, sospeso in aria. Prendo un po' di cotone. Legno, sì. Serve però, vabbè. Questo? Cos'è, argilla? Con tutti i server è un po' un casino le imparature. Ah, è ferro, serve. Cavolo, se serve, sono a corto di ferro. Cioè, non smaltato ne ho un po', però. Ce n'è poco anche qua. Sarebbe carino anche farsi una base sotterranea, cosa che io avevo già pensato. Il problema è che sotterraneo
sottoterra non è come Minecraft, che sottoterra c'è tutte le risorse e comunque sei costretto a scavare. Qui le risorse sono tutte superficiali, anche se poi vanno un po' in profondità, perché vedi, un po' scende, però diciamo che partono tutte dalla superficie. E per esempio nella grotta dove sono stato, io di risorse non ne ho viste nemmeno mezza, pure la grotta era gigantesca. Questo è un peccato perché leva l'opportunità di fare una base sotterranea, che a me. Ecco qua la grotta, da tempo dov'è? L'ho trovata finalmente. E quando uno non la cerca, la trova. Io ho girato 20 anni per cercarla, non l'ho trovata. Nel momento che non la cerchi, la trovi. E questa è come nella realtà, poi funziona così. Io però qui vorrei fare piacerebbe fare qualcosa che una torcia non è che me la risolve. Qualcosa per io quando la cerco la trovo, e se no tutte le volte è un dramma. E la torcia non mi basta, una torcia, dovrei fare una specie di totem o qualcosa lì in alto. Vediamo un po' se ho altre torce, ci dovrei avere anche un'altra torcia se non mi sbaglio. No, ce l'avevo, perché non ce l'ho più. Poi se ne posso fare altre. No, la resina, ma che palle la resina. Ho allora, se io faccio un inventarmi qualcosa. O faccio una specie di cancello. Anche se faccio un cartello stradale, ma se da lontano non si vede e lo vedo quando ci arrivo, non mi serve a niente. Però se lo metto sulla costa e indico una direzione, potrebbe, vediamo un po', una freccia, devo anche organizzare per le frecce. Qui mi manca la resina. Perché l'avevo visto, c'era un cartello stradale di legno, quindi non credo che pretenda molte risorse. Vorrà un po' di legno e un po' di chiodi al massimo. Questo, ah, vedete, mi mancano le stivali del guardiano, però non l'ho fatti perché non ho i cristalli, 10 cristalli, che non sono pochi. Nella grotta ne ho già presi un bel po'. Vabbè, comunque vediamo se così lo troviamo. C'era questo che era carino, però non ha l'appoggio. Questo è l'appoggio, volevo l'appoggio con il coso con questo qua. Addirittura due soli. Allora, io siccome ho il vizio di andare lungo la costa. No, ma perché mi viene a rompere le balle ora? Allora, qui siccome in alto. No, ma è un po' inutile però. Qualcosa qui che potrei usare come no,
faccio questi, li appendo agli alberi, buonanotte. È messa una soluzione. Però anche se passo di qui la dovrei vedere, vabbè. Si può? Fare una roba così? Basta che poi non abbatta l'albero, perché no, poi. Allora, secondo me è più difficile trovare la freccia quando cerchi la grotta che la grotta stessa. Sì. Urratissimo, mamma mia. Ma guardate che lavoro bisogna fare. Ma veramente robe brutte. Poi me lo ricorderò, perché poi ci sta che poi ci sta che poi quando ritorno e vedo ste frecce, dico, ma ste frecce qui le ho messe per cosa? Hanno senso, a me non c'hanno granché senso. No, mamma mia, cinghiale non attacca. Ecco, siccome il vizio anche di passare qua dentro. Ma che brutto. Prevale da qua, segno qui. Ecco, però insomma, non segnano manco le cose precise, oltretutto. No. Mi sta segnando anche il rapporto. Bene, mi ero così perso. Yeah. Beh, diciamo che le cose sono state fatte male, non hanno un grande senso logico. Fatte male senza un gran senso logico, ma potrebbero anche funzionare, chi lo sa? Nella mente contorta. Vabbè, e la torcia mi dovrebbe indicare che niente, non mi indica niente, va bene, andiamo, va bene. Ah, questa comunque è la grotta enorme. E qui diciamo risorse non ce n'è, o almeno ho trovato una vena d'oro, che è quella che poi ho raccolta qui in base adesso, perché l'ho raccolta praticamente tutta. E poi che non ho trovato da altre parti, questa anche se potrebbe sembrare oro non è, io riprovo perché tante volte mi sbagliassi, ma è terra, non so perché è gialla, perché l'oro è giallo fondamentalmente. Fa uno scavi, fai finta. Mi lascio almeno che non sia sotto la terra, no? Vediamo un po'. No, proprio terra. Ok, niente. Non capisco perché me la dà gialla. Questa è, vabbè, allora intanto la terra non mi interessa. Ah, lo stone, vabbè, non mi interessa.
che risorse comunque non è che ce ne sia. Problema è che questa grotta è gigantesca, anche qua. Ecco, qua servirebbero veramente delle, anzi, dato che mi è venuto in mente, facciamo, no. Qui sì, ecco, questi servirebbero la segnaletica. Vabbè, a parte che è forzato, non c'è altre strade. Ok, qui ci sono delle trappole, non ho capito come mai ci sono queste trappole, c'è un cucchiaio. Una specie di affare. Ma non è che qui scavando c'è qualcosa? Perché averlo messo così senza niente non ha senso. Magari è una struttura sotterrata, che lo sa. Più facile di no, eh. Mio. È che sta spaccando tutto, cosa che non vorrei fare, anche perché se mi dava una torcia in più mi serviva. Cioè, queste cose che si aprono e si chiudono. Che diavolo c'è sotto? Mamma mia. C'è una roba illuminata sotto. Io però se... No, vorrei aprire quell'altro. Se ci vado crepo però. Come faccio? Vediamo un po' se scendendo ci si arriva. Qui c'è un altro. Ma una torcia mi serve, perché la metto fuori. Sono pieno, ovviamente. Perché mi sono portato tutto dietro, no? Allora, questo lo mettiamo via, questo non serve a niente, questo non serve a niente, ma guardate la roba che ho, inutile. Queste qui ce le mangiamo, lo vedete, dovrebbe anche mangiare, così liberi un posto, questa si via. E qui se scavo si fa di sotto come prima. Non voglio distruggere tutto, voglio questa roba. Un vaso? Sì. Vaso d'argilla. Una lanterna, sì, grazie. Non me la metto in base. Stone, basta, grazie. E soprattutto dalle lanterne possiamo estrarre il vero. La sticca, no, grazie.
piacciono messe ste robe. Cioè della terra. No, qui sembra non ci sia niente sotto. Non capisco il nesso, vabbè. Allora. Ah, qui è la parte sotto di là, però. Eh sì. Una lanterna. Che sta roba. Allora. Perché due mappe? Non è che mi servono due mappe, fogli di carta si può mettere via. E la lanterna. Io che? Madonna, non l'avevo vista. Il quarzo mi serve per fare le armature. Vabbè, mettiamo via questo. Allora me lo copre però. No. Quindi questa regola dovrebbe essere una trappola, però praticamente non funzionante perché è stata coperta da o da qualche frana, non lo so. Però regola 1 praticamente doveva cascare laggiù e morire praticamente infilzato qua. No, accidenti sta pantera. Facciamo così. Le lanterne mi servono per il vetro. Questi li molliamo. Questi li molliamo. Questi mi servono per le frecce. Coltellino mi serve. Dai. Aio, ma oh. Oh. Ma c'è un'altra mappa. Non è che è una mappa differente? Puoi vedere? No. Sembrerebbe la mappa di cioè forse la mappa di un qualcos'altro. Prima la mappa mi si vedeva tutta, ora non mi si vede tutta. Quindi se non mi dà niente di nuovo, mi tengo la mia. Buonanotte. Allora. Ah, una cosa che dobbiamo fare, i cartelli. Prima che mi perdo. Sono già perso. Ma sono spuntato da qua io. Ok. Oh! Che è successo? Allora. Mettiamo un cartello qua. Perfetto. Cartello qui. Però ci vuole anche qualcosa, una torcia ci vuole, eh. Se no io come la vedo, poi la freccia. Un po'. Oh. E poi vabbè, su di qua. No. Come no? Ma che cazzo?
Ma ero venuto di qua io. Come no? Sono di qua allora, all'uscita. E lo sapevo che mi perdevo, lo sapevo. No, nemmeno, vai. Ufficialmente, ragazzi, ci siamo persi. Yuhu, sapevo io. Allora, dato che l'indicazione... Ma... mi è anche sbagliata. Perché... non è di qua. E dagli una botta. Ah, si può anche scrivere. No, ma io non voglio scrivere, lo voglio eliminare. Lo vorrei eliminare, grazie. Allora ho, non ce l'ho fatta. Quindi è di qua forse. Comunque ci siamo persi. Ok, l'ho messo in conto, comunque niente di già capitato. Allora, dato che siamo qua, sperduti, vediamo se ci sono anche altri quarzi da recuperare. Ma perché? Altri quarzi da recuperare a giro? Che illuminazione è quella laggiù? Qui i quarzi ci sono, però sono in posizione, perché è qualcosa che io ho già preso, perché ci sono già... Perché ci sono queste buche enormi? C'era già stato qua. I quarzi più facili, ovviamente. Ma che è tutto un buco lì. I quarzi più facili da prendere li avevo già presi. Ma restano quelli più nascosti, più in alto. Che poi non ci vorrei morire qua, perché una volta morto poi te vai a pescare il cadavere, eh? Allora qui è dove ero prima. Qui è dove ho scavato. Giù di qua forse no. Aiuto, no, aiuto, un quarzo. Mi sono perso, aiuto. Per fortuna cibo ne ho un po', perché se no, anzi, controlliamo un attimo, 10 banane e 4 meloni. Io qua, ragazzi, non ci voglio morire, perché se ci crepo perdo tutto. Perdo veramente tutto. Però ormai ci siamo, infognati qua dentro e va bene. Vedete che qua risorse non ce ne sono, però. E sarebbe figo anche farsi una base qua. Così uno magari, che c'era già stato, le scavate addirittura. E vedino qua farsi una base, almeno una postazione per dire, anche se sto qua, sono tranquillo perché... Ho comunque una riserva di cibo, se mi serve una cosa al volo la posso craftare.
sarebbe male. Il problema che oh! Il problema è che le risorse non ci sono. Cioè, io tutte le volte che mi serve una risorsa dovrei prendere e uscire. Il che è abbastanza complicato. Bisognerebbe starci un bel po' qua dentro, studiarsi bene la grotta. Magari aprire tutti i passaggi, quindi è un pochino più complicato. E mettere tutte le indicazioni per entrare e uscire tranquillamente, perché così è un po' drammatico. Un cinghiale, oddio. Si chiude? Bene. Che è sta roba? Sei un piccione? Sì, era un piccione. Ok, le piante poi non mi interessano, almeno che poi magari. Ecco, anche quella là. Come si prende? Casino. Sì, qui c'è qualche cinghiale come fonte di cibo, però sono veramente pochi. Poi i funghi non so se si possono mangiare, questi sono. Oh, esistono dei funghi velenosi, però. I funghi ce ne sarebbe in abbondanza. Però sarebbe molto carino farsi una postazione qua dentro. Però prima di tutto bisognerebbe conoscere la grotta veramente bene, in modo tale che uno entra e esce senza problemi. E qui è ancora più a fondo, secondo me. Senza perdersi. Qua perché ho scavato? Che ho scavato io, eh? Non si sa. Risorse non ce ne sono qua, quindi. Sicuramente non ho scavato per una risorsa. Ok, voglio uscire. Ecco, per esempio, se siete in una situazione del genere e vi si spacca il piccone, non avete risorse dietro per farla, è finita. Poche parole. Per questo io vorrei fare una piccola base da una piccola base da supporto, in modo tale che, a parte che anche se c'è una base qui e mi blocco dentro un qualcosa senza piccone e non posso più uscire anche se c'è una base, non è che ti salvi, però comunque sempre meglio che nulla. Io non vorrei cascare. Aiuto, aiuto. Ecco, poi il problema quando il personaggio si glitcha e succede spesso in questo gioco. Alcune volte te la sbrighi facilmente, altre volte succede che ci vuole tipo mezz'ora o un'ora. Specialmente con il cavallo succede questa cosa qua. È abbastanza fastidioso. Oh, vai, 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 non cascare, bravo. Dov'era? Ah, c'è lui mica, aiuto. Adesso là su, come ci arrivo io? Ci vorrebbe un rampino, qualcosa, delle scarpe da scalatore. Qualcosa per scalare agevolmente queste pareti qua, perché se uno si deve fare tutte le volte da solo quel piccone, la vedo drammatica io qua. Ce la fai a prenderlo? Adesso? Ragazzi, qua è infinita così.
quindi bisognerebbe bene memorizzare un po' le grotte qua, eh? Farsi una bella segnaletica, una piccola base d'appoggio. Il problema è che tutte le volte bisogna uscire fuori. Poi non c'è, a parte i quarzi che sono utili per fare l'armatura, che è quella che c'è addosso all'armatura del guardiano, però poi per il momento qui non c'era stato, però, perché sennò l'avrei raccolta questa qua. Oro? Sì. Vediamo un po'. No, sabbia. Vabbè, la sabbia non mi interessa, che ce n'è un miliardo fuori di sabbia. Ci serve, però non c'ero stato lì, eh. Però anche questo sembra oro e non è. Perché me lo mette giallo? È terra, niente. E poi chiaramente in queste grotte qui sarebbe molto carino se ci fossero dei tesori, gli scrigni dell'enigma, qualcosa di significativo, perché fai tutto sto ambaradan qui e poi non ci metti niente dentro, aiuto. È un po' no senso. Perché ti infili in tutti i questo cinghiale qui le cerca, però allora facciamo un po' il punto della situazione. Vorrei uscire dalle grotte io. Ok, chiuso. Anche di qua ci sono già passato. Di qua ci sono già passato 20 volte. Oddio. Ecco, tutti i conicoli tranne quello che mi serve. Ragazzi, è un po' drammatica la situazione, perché poi a son di tentativi qualcosa si trova, ovviamente. Però che poi non capisco cosa cavolo ci fa un gabbiano qui dentro che vola sospeso nell'aria. Ma una cosa che manca, non bisognerebbe. Ci sono già stato un miliardo di volte, questa è la. No, forse no, aspetta un po'. Qui è chiuso. Sì. Granchio. Questa ce la fanno ad accattarlo. Cascato. Niente. Questa è terra, non è che è oro, eh. Io ci provo,
Niente, li sfasciamo nel drammatico. Qui dovrebbe essere prima. Qua sarà chiuso. Sì, è chiuso. Fame. Magna, magna. Ok, abbiamo più 10 banane. Quindi anche il discorso cibo comincia un pelino preoccuparmi. Prendi? Non casca? Non casca? La stessa spesa? Che prima è cascata al primo colpo e mo non casca. Vabbè. Niente, misteri. È cascata al primo colpo, mo non casca. Questo. Ci sono qua. Tutto chiuso, aiuto. Terra. Dopo. Anzi, cos'è, la sabbia forse? Voglio uscire. Aiuto. Sto veramente temendo per la mia vita. Che poi non ho... c'è neanche mezza indicazione, un'illuminazione, una cosa, accidente a me. È il cinghiale. Se fosse quella la strada giusta. E poi mi sa che mi si sta rompendo anche il piccone. Che tragedia. Oh, e per appena salirò, eh. Le rocce in testa, ma di solito vai, non ci sono manco stato. Però cos'è quella roba là?
Oddio. Dov'è la... Dammi qualcosa. Che bestia è quella là? 2, 3, quanti sono? Buono. Che mi ha dato? Buono. No, io non voglio morire, non voglio morire. No! Ma perché, maledetto? No, non ci posso credere. Adesso chi lo ri... Cioè, devo andare là nudo? La fine di tutto. La fine del mondo conosciuto. Fistia. Almeno i cavalli non mi hanno abbandonato. Allora, adesso abbiamo 2 drammi, anzi 3. Una volta sola. Il primo drammo. Guarda, bastardi. Guarda, è venuto anche fuori. No, ma che pamore, non mi volete per scasciare la minga adesso. Abbiamo 3 drammi. Il primo dramma è cosa mi metto adesso, che non c'ho più, non la posso più fare quell'armatura lì. Il secondo dramma è ritrovare la grotta. Il terzo dramma è ritrovare il posto. Anzi, il quarto dramma è ammazzare la bestia che è rimasta. Se non c'è... Ce n'è 10, voglio tornare perché ho trovato quello che cercavo. Allora, vediamo un po' se c'ho qualcosa da mettermi. Che non sarà la roba di cristallo, però. Mamma mia, tutto mi ha levato. Questo. Pantaloni. Elmetto brutto. Non c'ho neanche più l'elmetto con la luce. Non c'ho più niente. Che era importante in una grotta, che ti lasciava le mani libere. Mamma mia, tutto perso. Il cibo, anche il cibo. Piamolo. L'arma e manca il lascia. Via, ce l'ho già qui fatta. Bene. Oh. Allora, chi è che mi faceva gli stivali? Lui. 5 lingotte. Fortunatamente che abbiamo ancora un po' di lingotto. Però tutto dietro. Allora, carbone. Dov'è carbone? Dov'è esere carbone? Non mi dica che c'avevo tutto dietro, eh. Che detto così è brutto, però. Mamma, mi sono rovinato. Lo sentivo. Se quando te lo senti che... Detto così è brutto, però me lo sentivo. Carbone, non ho carbone. Dove diavolo l'ho messo il carbone? Avevo tutto dietro. E dai, te stavo portando con me il carbone. Quindi bisogna... È possibile che non ne ho lasciato nemmeno una briciola, un pelino? Qui c'era un po' di carbone.
Sì. Meno male, c'ho un po' di carbone a casa. Meno quello. Cioè, è proprio un'antichia, eh. Ti sforza. Allora, ci ho fatto tutta questa operazione tutte le volte. Ok. Facciamo anche un po'. Ma la chiave, una chiave la facciamo, tanto per tante volte. Tutto avevo. La pala. Poi va a finire che arrivo praticamente. Metto le mani sul bottino, sullo scricchio, e mi dice serve questo per aprirlo. Non l'hai fatto, torna indietro. Tanto lo so, no? Va bene, tanto io la chiave la porto per sfizio. Anche se sembra strano che faccio una chiave casuale e apra quello che mi serve, che apra una roba random, però mai dire mai. Ti è allora il carbone, te lo butto qui, così se mi riserve lì. Cibo, ne prendiamo un po' di più perché non ci per qua, vero? Allora, ok, noi siamo a posto. E vai a girare per favore con l'arma in mano, almeno quello. Bene, adesso chiamiamo il nostro fido. I nostri fidi cavalli che non rispondono, perché non rispondono? Mette pareva, dacci loro. Ecco, adesso ci siamo rivestiti. Io adesso risorse, ma io al momento ho altre preoccupazioni. Se non ricordo male, istintivamente la grotta era di qua, perché il mio istinto nel trovare le cose si sa che è molto sviluppato, progredito, e le robe le trovo subito. In me che non si dica, però io perché non posso domesticare un cinghiale? Combatte per me? No, eh. Guarda il cavallo, ma se io ti chiamo e te stai lì a passeggio, perché non vi è... Ah, eccoli qua. Mo era ora. Andiamo? Dai, salta. Su. Allora, era la grotta. Vediamo un po' se i segnali stradali che avevo messo sono stati utili alla causa, oppure sicuramente no. Perché secondo me andavano messi un pochino anche più lontani. Non vorrei fare il giro dell'isola 20 volte prima di trovarla, la grotta, per favore. Vorrei fare una cosa sbrigativa. E dai! Dai già. Beh, tutti sti cavolo di alberi, ma io... Ma secondo te, no? Come faccio a trovare? Anche se poi sarebbe anche
abbastanza grossa la grotta alla fine, però è un po' di casino, purtroppo. Eccolo, ci siamo, ci siamo. Sento che ci siamo. Eccolo, il cartello stradale, l'ho visto, yuhu. E qua, e qua, e qua, e qua. E qui, e qui, e qui, e qui. No, perché non è qui? Ah, è là. E che c'è sta roba qui che me lo nasconde. Allora, non andiamo dentro con il cavallo perché ci ho già provato, si glitcha. Bene, questo è spento, quindi non serve neanche a niente. Io però non ho, giusto, io non ho, ma che coglione, non c'ho, mi sono scordato che non ho l'elmetto, devo trovare qualcosa per accendere la torcia, ma che cavolata. Io non ci voglio tornare indietro, eh. Io ora mi ero abituato al casco, ecco qua, no? La flinte. Ah, ce l'ho già, allora facciamo così. Ce la fare, oddio. Così. Ah, perché c'è anche la prima persona, non me lo ricordavo. Ecco. No, la veglio. No, ecco. Andiamo. Oddio, ma che ci fa questo qui subito qua? Maledetto. Dove cavolo è l'arma? Meno male se è glitchato. È un po' qui. È un po' qui. Ah, questo lo senti, quest'arma qua di garba, maledetto. Vedete perché era molto meglio il caschetto? Allora, andiamo, rapido. Ok. Cinghiale, vabbè, cinghiale non mi... Che fa? Piove nella grotta? Fa piove dentro la grotta? Non dovrebbe. E qui non posso nemmeno fare niente, di se volevo fare un po' di segnaletica. Ma non è questo il passaggio? Ma perché mi sono già perso, porca? Possibile? Sono appena entrati, come faccio a essermi già? Non riuscirò mai. Beh, quindi dove... Sai che era questo il passaggio? Qua? No, porca. È 3 secondi che sono qua dentro. Come faccio ad essermi perso? Qui dove c'era l'oro. Davvero? Vabbè ragazzi, l'oro adesso è... Ecco il punto dove avevo trovato l'oro, però adesso l'oro è meno importante. È un incubo, non cascare, è un incubo. Oddio. Ah, qui dove... Scusate, che sto veramente più capendo niente. Allora, qua è dove si... Qui è dove si esce. Ok, quindi di qua non è dove devo andare perché è chiuso qua giù. Quindi io devo andare di qua. Però o giù di qui, che non mi sembra, o di qua, di qua. Sì, ok, mi sembra la strada giusta. Ok,
qui devo venire veramente a fare la segnaletica muore, perché sennò è un dramma tutte le volte che entro. E poi qua è chiuso. Qua è chiuso. Un sacco di cose assurde, tunnel contro tunnel. Allora, dato che di qua non è la direzione giusta. Di qua non credo, no, di qua è chiuso, quindi di qua è tutto chiuso. Di qua si chiude. E si chiude qua giù. Se io vado di qua si chiude ugualmente, che poi non sto vedendo neanche più niente con la torcia. Di qua si chiude, quindi questa non è la zona giusta. No, con la torcia è improponibile. Laggatone. La torcia è improponibile perché non vedo più di 1 cm dal mio naso. Perché poi perché deve piovere dentro la grotta? Cioè sono con la torcia. Piove, c'è la nebbia. Non sto vedendo dove devo andare, non so dove devo andare. Ecco, forse l'ho trovato. Cercato proprio. Cercato proprio. Allora, si vedeva delle luci nel posto in cui sono morto. Che non è detto che sia qui. No, con la torcia è una roba improponibile. Ma smettesse di piovere, perché deve piovere dentro una grotta? Non l'ho capito, sono a 1 miliardo di metri di profondità. Oddio, Madonna, mi sono cacato addosso. Che poi se dovessi anche crepare, a sto giro poi non ho più nemmeno l'armatura da mettermi, quindi rimango in mutande veramente. Quindi sarebbe il dramma nel dramma. Ma qui bisogna andare a caso finché non troviamo quello che cerchiamo, che è abbastanza drammatico. No, io con la faccia veramente una roba improponibile. Cioè non. Basta, ma che basta! Ma vuoi morire veramente? Ma basta, no? Cioè, proprio ci mette proprio di impegno.
mi ricordo che si vedeva dall'alto una luce. Oh, ah, un'altra stanza, non è questa. Però bisogna trovare l'ingresso, se non è questa bisogna trovare l'ingresso di quell'altra stanza. Sì, magari non ci casco tutte le volte. Non si capisce questa qua, ma magari il quarzo illumina di più. Vediamo un po'. Vediamo se il quarzo si illumina un po' di più, meno male, va. Sì, comunque c'è una tragedia. Cioè, capisco che non sono organizzato, cioè mi butto. Uno potrebbe essere un pochino più organizzato, potrebbe... Anzi, sicuramente in molti che si andrebbe fatto. Però... Mamma mia, qui... Poi, con il cappello da minatore, che poi sarebbe il casco del guardiano, già ci si stava. Così... Cioè, almeno ti potevi guardare intorno, così per guardarti intorno ci devi praticamente passare sopra, perché se no non riesci a vedere niente. Il problema è che io adesso dovrei, per fare un qualcosa di illuminato, tornare in base, prendere tutte le... tutte le lanterne che ho, posizionarle in modo tale che riesca a vederci. Proprio non è detto che riesca a trovare quello che mi serve. Va bene ragazzi, comunque farei una cosa, voglio dire di concludere qua questo gameplay di disperso in disperso nel nulla. Qui c'è un buco enorme, non ci sto capendo più niente. Va bene, poi cercherò di risolvere la situazione offline, e poi quando magari troverò di nuovo lo scrigno, quello scrigno enorme, magari ci facciamo un'altra live sopra, vediamo un po', perché sennò qua passiamo un altro paio d'ore a girare no sense per qua. E niente, senza trovare una ceppa. Purtroppo ragazzi, capitano queste cose qua di crepare proprio nel momento sbagliato e di non riuscire poi a sbrogliarsela, almeno per il momento. Anche perché, ripeto, conto con il casco del guardiano che faceva luce, tipo casco del minatore, faceva luce da solo. Si vedeva praticamente quasi tutta la stanza, nel senso dove il fascio di luce era molto molto potente, quindi te lo aggiustavi abbastanza bene con quello che io adesso, perché quando muori perdi praticamente tutto. Con quello che adesso io è veramente difficile orientarsi, già lo era prima, però almeno prima ci si vedeva, adesso manco quello, quindi niente da fare. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo al prossimo gameplay. Il prossimo gameplay si partirà dalla... Oh Pablo! Come va Pablo? Praticamente Pablo, stavo dicendo, mi sono perso qui nella grotta, avevo trovato anche uno scrigno bello grosso, però c'erano delle pantere, delle grotte qua, e praticamente mi hanno ammazzato, quindi adesso devo ritrovare il punto in questa grotta che è gigantesca.
riprendere tutta la roba che ho perso, perché quando si muore si perde tutta la roba, e cercare di aprire lo scrigno in qualche maniera. Però il problema è che questa grotta è gigantesca, quindi non si riesce a trovare una beata mazza. E quindi niente ragazzi, il prossimo gameplay, quando ritroverò insomma questo scrigno gigantesco, ci faremo una live sopra e vediamo un po' quello che succede. Comunque io vi ringrazio per la compagnia ragazzi, vi ricordo che i gameplay poi saranno editati e postati su YouTube, quindi vi ricordo di iscrivervi sia su Twitch dove c'è la live ogni giorno alle 5, e poi se non siete iscritti su YouTube, iscrivetevi anche su YouTube, che poi ci saranno i gameplay editati, e anche quello tutti i giorni verso le 2, le 3 del pomeriggio. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli!